Cari amici telespettatori, un benvenuto straordinario a questa puntata di Live PMA. Di procreazione medicalmente assistita noi vi raccontiamo sempre tutto. Lo abbiamo visto attraverso i professionisti, i medici delle cliniche italiane, però oggi abbiamo l'onore di portare i nostri telespettatori, voi, qui a Barcellona IVF, ovviamente nel cuore di Barcellona, dove conosceremo l'equipe medica e le tecniche da loro adottate. Cosa dite? Volete seguirmi? Buongiorno. Buongiorno, piacere Antonella, benvenuta. Antonella, grazie del benvenuto. Io avrei appuntamento con Fernando. Sì, la stavo aspettando. Oh, bene, mi accompagna. Grazie Fernando, piacere di conoscerti. Piacere anche per noi di accoglierti qui nella nostra sede. Beh, una sede bellissima, direi, un'accoglienza fantastica, perché poi l'accoglienza è uno degli aspetti principali per le coppie che si approcciano, no, al mondo della procreazione medicalmente assistita, un percorso che non è semplice, quindi perché è importante dare loro un'accoglienza calorosa? Noi abbiamo progettato questo spazio al fine di creare un ambiente di molta tranquillità, uno spazio che possa dare tranquillità e serenità e creare un ambiente di molta fiducia. Per noi è molto importante la privacy, sappiamo che per le pazienti è fondamentale, quindi abbiamo fatto in modo di che tutti i dettagli siano fatti su misura e che una volta le pazienti arrivano qui sia tutto molto sereno. Ma voi infatti avete questi divanetti bellissimi, belli esteticamente e molto funzionali anche rispetto a ciò che mi dicevi, no? Preservare la privacy per in qualche modo innescare un meccanismo di fiducia per le coppie verso la clinica. Sì, sì, sì. Per noi l'idea è che loro possano stare qui e avere questa sensazione di tranquillità per iniziare fin dal primo momento con calma, perché è fondamentale che tutto il percorso sia con questa sensazione. Fernando, ma facciamo un passo indietro, no? Perché quando le coppie arrivano ovviamente trovano un bellissimo ambiente, ma uno dei primi scogli per le coppie è quello di alzare il telefono, no? La famosa cornetta, e digitare il numero e prendere il primo contatto con la clinica. Ecco, che cosa accade per la coppia che fa questo primo passo qui a Barcellona IVF? Il primo contatto per noi è fondamentale perché rappresenta il primo confronto con il trattamento in sé. L'idea è sempre di seguire in modo molto curato e personale tutto il percorso, quindi all'inizio ricevono tutte le informazioni per quanto riguarda il trattamento, vengono assegnate a un patient assistant che guida alla paziente durante tutto il percorso fino alla visita, e questo patient assistant sta sempre per dare supporto continuo. Tutto succede in un percorso molto molto semplice, è guidato e fatto sempre su misura. Anche perché qui da voi si rivolgono coppie da ogni parte del mondo, quindi è importante per loro avere anche modo di poter colloquiare, no? Con qualcuno che parli la loro lingua, e voi per questo avete delle persone che offrono loro assistenza anche da questo punto di vista. Sì, qui abbiamo un team molto ampio che parla tutte le lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, arabo. Abbiamo fatto in modo di poter dare supporto a tutti i profili. Allora, noi siamo molto curiosi perché, come dicevamo poco fa, noi dell'Italia ormai sappiamo tutto, però siamo curiosi di sapere qui in Spagna che cosa accade e soprattutto cosa accade qui a Barcellona IVF. Quindi adesso noi, con il tuo permesso, andiamo a conoscere, sì, la vostra, certo, equipe. Andiamo. Dove mi stai portando? Adesso andiamo a incontrare al dottor Olivares, che oltre ad essere il fondatore della clinica è il direttore medico di Barcellona IVF. Allora, grazie Fernando, prego. Sei stato gentilissimo. Piacere, in bocca al lupo. Crepi. Allora venite con me perché andiamo dal dottor Olivares. Avanti. Permesso, dottor Olivares, ben ritrovato. Ciao, stai.
Molto molto bene, lei? Benissimo, qui pronto per rispondere alle due domande. Allora ci mettiamo seduti comodi comodi perché io ho un pochino di domande da fare per i nostri telespettatori, va bene? Assolutamente. Bene. Eccoci qui, dottor Olivares. Allora, noi ci conosciamo già, siete già venuti ospite della trasmissione live PMA lo scorso anno, quindi per noi è veramente un onore poter essere qui oggi invece proprio nella vostra clinica qui a Barcellona, Barcellona IVF. Allora, lo abbiamo detto pochi istanti fa, fuori dalla clinica, noi parliamo di procreazione medicalmente assistita, parliamo di prevenzione, ma oggi vogliamo capire nella fattispecie quali sono le differenze tra Italia e Spagna, perché si parla spesso, no, di PMA in Spagna. Ecco, perché una meta così ambita? Quali sono le differenze cruciali con il nostro paese? E innanzitutto grazie, vi ringrazio per venire e per accettare il nostro invito. E per quanto riguarda le differenze rispetto dell'Italia, principalmente sono dei due tipi. Ci sono differenze tecniche in base un po' a, per esempio, nell'ovodonazione, che noi possiamo lavorare con ovociti freschi, che questo in Italia non è facile perché non ci sono donatrici. E dopo ci sono differenze soprattutto a livello legale, perché possiamo fare trattamenti che in Italia non si possono fare, no? Per esempio le donne single, le coppie lesbiche che fanno quello che si chiama il ROPA, in cui una è la donatrice e l'altra è la ricevente. Questi sono trattamenti che in Italia non si possono fare, no? Al di là di questi due vantaggi, ovviamente qui c'è una cultura della donazione molto radicata, no? In Spagna diciamo che siamo orgogliosi di essere sempre nel primo posto per quanto riguarda la quantità di trapianti che si fanno, no? È il paese del mondo in cui si fanno più trapianti, quindi questa consapevolezza, questa cultura così radicata ci permette di offrire tanti trattamenti, e la quantità di trattamenti è legata direttamente all'esperienza, quindi alla fine tutto questo ci permette anche di essere probabilmente anche con gli Stati Uniti è il paese dal mondo in cui possiamo offrire la miglior percentuale di successo anche in trattamenti che si possono fare in altri paesi, come sarebbe una FIV, no? Allora, parlava prima appunto di equip, perché poi ciò che fa la differenza in una clinica di PMA è proprio chi la costituisce, quindi lo staff medico, l'equip medica che lavora appunto per tentare di riuscire a dare un figlio a chi non riesce ad averlo, perché se una coppia si rivolge appunto ad una clinica di PMA è perché viene da anni di tentativi, probabilmente anche da molti fallimenti. Allora, oggi scopriremo un pochino appunto chi sono queste persone, quelle che lavorano proprio nella vostra clinica. Facciamo una rapida panoramica su quelle che sono le figure importanti, i procedimenti più importanti di una PMA. E diciamo che ci sono aspetti legati alla tecnica un'altra volta, e dopo ci sono aspetti legati un po' a come vengono seguiti i pazienti, no? Per questa parte così importante che l'emotività legata a questo tipo di trattamento, no? E dal punto di vista tecnico, ovviamente noi abbiamo un laboratorio in cui proviamo a lavorare con tutto quello che diciamo è lo più moderno, lo più attuale, a livello di incubatori, la stazione di ICSI, la PGT, la IMSI. Quindi offriamo tutto quello che possiamo offrire. Questo credo che è davvero un vantaggio, no? Il transfer in quinto giorno, il single embryo transfer, perché abbiamo una capacità molto importante per scegliere quegli embrioni che davvero possono diventare bambini sani. E dopo, dicevo, quello che c'è è l'aspetto più filosofico del nostro progetto, no? Noi quando abbiamo aperto questa clinica volevamo, al di là di offrire la tecnica migliore e un esito buono, una percentuale di successo buono, volevamo recuperare un po' quella medicina più tradizionale in cui i pazienti vengono seguiti sempre dello stesso staff. Quindi i pazienti che vengono qua avranno una persona che la seguirà, un patient assistant già dall'inizio, un medical che la seguirà durante il trattamento, e dopo anche lo stesso dottore, che sarà sempre la persona con cui parleranno se c'è qualche problema, se non va bene. E questo ci aiuta tanto a creare a nutrire questa fiducia, no, tra i pazienti e i dottori, e crediamo che è quello che ci fa un po' diverso anche di altre cliniche qui in Spagna, no?
Io credo che il rapporto di fiducia sia veramente essenziale ancora prima, in qualche modo, no, di iniziare il percorso di procreazione medicalmente assistita, ed è per questo che noi oggi vogliamo appunto andare a capire bene, nello specifico, non solo quelle che sono le tecniche utilizzate, ma il vostro staff. In particolar modo, poco fa parlavamo appunto di donatrici, no, dei gameti femminili. C'è qualcuno con cui possiamo andare a parlare per capire bene come avviene il procedimento di selezione? Assolutamente, quello potete parlare, credo, la dottoressa Justo. Ci può accompagnare nel suo studio? Assolutamente. Ottimo, direi, andiamo. Justo, abbiamo appena terminato con il dottor Olivares di parlare appunto un pochino di come funziona, no, un'equipe di procreazione medicalmente assistita. Qui da voi in particolar modo c'è un'attenzione molto molto importante per quanto riguarda anche la selezione delle donatrici. Ecco, vogliamo spiegare un pochino come funziona? Sì, certo. Io e anche altre, diciamo, altri sei dottori qui in clinica lavoriamo insieme per fare la selezione della donatrice più adattata a ogni paziente. È importante sapere che qui in Spagna la selezione è fatta di forma anonima, questo è un concetto legale molto importante, e noi dobbiamo fare un lavoro molto molto delicato, perché è importante di trovare la somiglianza fisica più alta possibile per ogni paziente. Quindi, quando una donna arriva da noi per diventare donatrice, cosa facciamo? Prima di tutto dobbiamo spiegare il processo di donazione a questa ragazza per essere sicuri che lei ha veramente capito il concetto di donare i suoi ovociti. E dopo facciamo alcuni test per controllare il suo stato di salute. Un esame fisico, un esame ginecologico evidentemente, facciamo anche alcuni esami ematologici per esempio conoscere il stato di malattie di trasmissione sessuale, anche alcuni esami genetici come per esempio il cariotipo, il test per conoscere la presenza di alcune mutazioni genetiche che possono essere presenti anche. E se tutto va bene e lei è accettata nel nostro programma di donatrice, dopo possiamo iniziare questo processo molto importante di selezione. C'è un'età limite in cui appunto si può donare? Sì, l'età stabilita per la legge qui in Spagna è fino all'età di 35 anni. Quindi è importante spiegare alle donne che questa età è un limite legale. È in qualche modo, secondo lei, anche un atto d'amore? Perché si parla di donare in qualche modo, no? Quindi di aiutare consapevolmente un'altra donna, un'altra coppia ad avere un figlio che non arriva. Tantissimo. Io lavoro tutti i giorni con le donatrici e sì, evidentemente è un atto di solidarietà per le altre coppie. Qui in Spagna, in Catalogna, di forma particolare, abbiamo una cultura della donazione molto molto diffusa, molto conosciuta, e io penso che le donne, le ragazze che vengono per fare la donazione hanno veramente il desiderio di aiutare le donne che non possono rimanere incinta con i suoi propri ovociti. Molto spesso, no, quando si parla di fecondazione eterologa, uno degli scogli più importanti per la coppia e per la donna è quella
di non vedere nell'espressione, nel volto del bambino una somiglianza, no? E dunque questo in qualche modo mettere ancora più in discussione la naturalezza della gravidanza e dell'avere un figlio. È vero però anche che con gli anni gli studi hanno dimostrato che in qualche modo l'epigenetica è effettivamente un fattore reale che può rincuorare anche in qualche modo la madre? E certo, quando facciamo la selezione della donatrice noi facciamo un lavoro molto controllato per cercare questa somiglianza fisica e anche una compatibilità nel gruppo sanguigno, sì? Ma la paziente può pensare che questo non è sufficiente per avere una connessione con il suo bambino. E dopo alcuni anni abbiamo visto sugli studi scientifici che è vero, la epigenetica, quel che chiamiamo l'epigenetica, ha un effetto reale e importante sullo sviluppo di questo bambino. Evidentemente, io spiego ai miei pazienti, perché questa domanda è praticamente ogni giorno, e io dico sempre, la donna, la ricevente, che sarà incinta con questo ovocito di donatrice non è semplicemente un recipiente, un'incubatrice. Lei ha un vero effetto sull'evoluzione di questo bambino. Il suo ambiente è molto importante per questa evoluzione e per me, più importante di tutto, l'amore che questa donna incinta darà al suo bambino è l'aspetto fondamentale per il suo per la sua evoluzione. Beh, queste sono parole veramente bellissime e lasciatemelo dire, qui c'è una passione, un amore che si trasmette anche, quindi è importante anche per la coppia percepire diciamo questa emozione anche da parte dei medici, perché poi insomma ci si rende conto che è possibile instaurare non solo un rapporto meramente paziente-medico, ma in qualche modo anche stabilire un legame importante per accrescere la fiducia appunto anche con lo staff medico. Allora, abbiamo capito però una cosa qui anche a Live PMA con tutte le puntate che abbiamo fatto finora, che è molto molto importante l'analisi della donna, quindi della partner femminile a 360 gradi, ma non è secondario, diciamo così, anche un'analisi completa del partner maschile, e quindi noi adesso vorremmo approfondire anche questo tema. Però da chi possiamo andare, dottoressa Justo? Ho la persona perfetta per dare una risposta a questa domanda, e se voi volete possiamo andare insieme a parlare con la dottoressa Gosque e parlare un po' in più del fattore maschile. Allora io direi di andarci a fare una passeggiatina. Erika, questo è l'ufficio della dottoressa Gosque, ci vediamo dopo. Ci diamo appuntamento tra pochissimo, mi raccomando, alla stanza di raccolta del seme, dove capiremo un attimino appunto come avviene e cosa succede poi per i maschietti. Noi invece entriamo qui, a più tardi. Dottoressa Egozque, allora abbiamo capito che nell'analisi della coppia non è assolutamente secondaria lo screening maschile, del partner maschile. Perché è importante? Ma perché se pensiamo che l'embrione è, quando prendiamo un oociti, è un spermatozoide, e facciamo la fecondazione, 50% la parte maschile e 50% è la parte femmina, e questo voleva dire che è tan importante la parte femmina come la maschile. Se unicamente facciamo lo studio della parte femmina non sappiamo niente della parte maschile, e deve essere che tutta la coppia che arriva a un centro di fertilità si deve valutare, l'andrologo la parte maschile e il ginecologo la parte femmina, e con il risultato decidere quale sia il trattamento più adeguato per cada coppia. E allora una coppia si presenta da voi e dunque al partner maschile che cosa tocca, che cosa si deve aspettare?
Quando arriva, se fai gli studi di storia personale, familiare, esplorazione fisica, e se vede se avete qualcun studio o no. Se non se le fai, domanda di un spermiogramma, che è un'informazione generale, non dite se è fertile o non è fertile, ma è molto utile. E dipende da tutto il congiunto se decide di fare qualcun altro studio. Non tutti l'uomo deve fare tutti gli studi, ma dipende dal congiunto. E abbiamo diversi studi, tanti studi. Abbiamo il cariotipo, genetica del sangue, abbiamo lo studio di Fish, genetica alla testa del spermatozoide, la frammentazione che produce l'ossidazione alla testa del spermatozoide, e abbiamo la meiosi a livello dell'esperma o della biopsia testicolare. E dipende da cada coppia se decide di fare un studio o altri studi. Beh, noi adesso con la dottoressa Justo andremo a capire bene nello specifico come funziona appunto uno spermiogramma, a partire proprio dalla raccolta del seme, che non è un aspetto secondario per i maschietti. Però le voglio fare un'ultima domanda: quanto è importante anche curare l'aspetto, diciamo così, emotivo, psicologico, perché ci si preoccupa sempre molto della donna, però anche l'uomo, diciamo così, in questo percorso ha la sua importanza. E l'uomo è abitualmente una parte del progetto riproduttivo, che è olvidato. Non so in italiano, olvidato, ma viene messo un pochino più da parte? Sì, ma quando arriva la coppia si parla alla donna, si parla alla donna, e il maschio sta bene, ma non è parte del progetto. E attualmente la parte maschile dite: io volevo fare aiuto a questo progetto, che posso fare, che succede con me. E la parte psicologica è molto molto importante, e si deve spiegare bene che rappresenta la parte maschile, che è importante per valutare, e che può fare come parte della coppia per avere la massima qualità dell'esperma al giorno del trattamento di riproduzione. E per me è molto importante la visita ginecologica, andrologica e psicologica, che avete un supporto psicologico per a tutte e due. Allora, come abbiamo capito, e ci piace ripeterlo, quando una coppia intraprende un percorso di procreazione medicalmente assistita, quando si parla di infertilità, si parla appunto della coppia, dell'importanza della coppia, anche in fase appunto di analisi, diciamo così, no, dello stato di salute della donna e anche dell'uomo. Io la ringrazio perché mi ha aperto un mondo, però adesso la saluto perché raggiungo nella stanza della raccolta del seme la dottoressa Justo, con la quale mi sono appena data appuntamento, perché appunto approfondiremo ancora di più queste tematiche. La ringrazio. Grazie a te. Bene, allora adesso invece, come promesso, raggiungiamo di nuovo la dottoressa Justo nella stanza di raccolta del seme. Cercheremo di capire bene nello specifico che cosa si deve aspettare il partner maschile proprio nel momento cruciale della raccolta del liquido seminale per essere poi analizzato. Eccoci di nuovo insieme, dottoressa Justo. Ci troviamo proprio in un ambiente molto particolare, perché questa è la stanza dedicata al partner maschile, alla raccolta del seme, un momento molto particolare anche per i maschietti, diciamo così. Ecco, allora spieghiamo un pochino questo momento, come viene gestito dalla vostra clinica. Benissimo, questa è la nostra sala d'ottenzioni, dove il partner può venire per fare la raccolta di seme. L'idea qui è di essere tranquillo. Abbiamo questa sala con un ambiente intimo, tranquilla, molto isolata e insonorizzata, per rimanere al suo agio. Questo momento può essere un po' difficile per alcuni pazienti, quando la nostra idea è di essere tranquillo e rilassato qui. Abbiamo la poltrona, la TV, e dopo la raccolta il partner, il signore, potrà lasciare il suo campione qui in questo cassettino e spingere in questo modo
il campione di seme sarà già all'interno del laboratorio per continuare con il suo analisi. Ecco, e qui subentra la fase, diciamo così, successiva, no? Ossia, come ha appena anticipato, l'analisi del liquido seminale, ed è qui che entra in gioco proprio l'analisi del partner. Come avviene questa procedura? Dopo finire con la raccolta, quindi il campione sarà già all'interno del laboratorio, come abbiamo detto, e l'androloga potrà fare l'analisi preliminare, prendere questo campione e analizzare sul microscopio alcune caratteristiche che sono le più importanti, per esempio il volume, la quantità di questo campione di seme, la concentrazione, quanti milioni di spermatozoi abbiamo sul campione, dopo la sua mobilità, e anche fare un test un po' più specifico per quanto alla morfologia, questa è la forma di questo campione. Quindi diciamo una cosa molto particolare, l'attenzione ovviamente anche alla persona, perché è un momento delicato, è un momento che si richiede appunto un po' di privacy, di isolamento dal resto anche della clinica, perché qui siamo proprio ubicati in un'area un pochino più isolata rispetto alla struttura, laddove appunto il partner non sente rumori, non viene distratto e quindi può fare tutto liberamente. Esatto, noi abbiamo sempre molta molta attenzione alla donna, no? È vero, per la PMA è molto importante il ruolo della donna, ma non dobbiamo dimenticare l'uomo, quindi cerchiamo con questa sala di lasciare un ambiente tranquillo, intimo, e dare a questo paziente la possibilità di essere rilassato per il momento dell'attenzione. Dunque, cari amici, abbiamo capito come avviene, diciamo così, la selezione delle donatrici, abbiamo capito come avviene il recupero del liquido seminale, e si arriva a un momento cruciale per la donna, che è quello del pick up, ossia proprio del prelievo dei suoi ovociti. Quindi io adesso mi sposterei nei laboratori per incontrare nuovamente il nostro dottor Olivares e capire appunto che cosa accade adesso per la donna. Venite con me. Abbiamo visto un pochino per la parte maschile come funziona, no? Quindi la raccolta del seme, l'analisi del liquido seminale. Ora diciamo è il turno della partner, quindi il pick up, uno dei momenti anche se vogliamo difficili per la donna, perché si tratta di un intervento vero e proprio. Allora, spieghiamo innanzitutto come viene preparata la paziente per questo intervento, e poi spieghiamo anche in che cosa consiste. L'intervento è molto semplice, è vero che la paziente verrà addormentata forse 5-10 minuti, allora la prima cosa che deve fare è venire a digiugno, ovviamente non può mangiare per almeno 12 ore prima dell'intervento, noi riceviamo la paziente e allora quello che facciamo è mettiamo un ago per utilizzarlo, per ovviamente utilizzare il farmaco, che è il Propofol, che permette fare l'intervento senza dolore e senza intubare la paziente, quindi è una sedazione, però la paziente non verrà intubata. Dal momento in cui gli abbiamo questo, la paziente viene messa nella sala operatoria, dove si mette in posizione ginecologica, e quando viene addormentata, al momento in cui noi la cominciamo con tutto il processo del prelievo. E lì appunto si entra nel vivo, no? Di questo tipo di operazioni. In che cosa consiste? Quali sono passo per passo tutti gli step di questo tipo di intervento? Ci sono step a livello ginecologico e dopo ci sono step a livello biologico, ok? Perché dobbiamo prendere cura di questi ovociti che vengono prelevati. Allora, a livello ginecologico è la parte più facile, perché noi quello che facciamo è un'ecografia ginecologica vaginale, vediamo tutti questi follicoli che si sono sviluppati durante il trattamento, e allora utilizziamo una parte specifica dell'ecografo che ci permette di vedere come l'ago entra nel follicolo, no? Si vede come tre puntini, che è quello che noi utilizziamo per confermare che siamo a posto.
E il follicolo è come un'uova con il liquido, e quello che noi vogliamo è l'ovulo, che è quello che sta nel liquido. Quindi quello che noi facciamo è un'aspirazione di tutto questo liquido, e infatti a livello ecografico si vede come il follicolo si compatta, si vuota, e noi preleviamo tutto il liquido in cui c'è o ci sono gli ovociti. Okay? Questo si fa tutta la volta, prima un ovario, dopo l'altro. Come vi ho già detto prima, sono 5-10 minuti, è un processo molto molto semplice che si fa in degli hospital. Dal momento in cui noi aspiriamo questo liquido va a una probetta che c'è in un strumento che è basicamente quello che vuole sostenere la temperatura. La temperatura è critica per non causare un problema negli ovociti. Gli ovociti devono essere tutto sempre 37-37,5, che è la temperatura corporale abituale di della paziente. Se questo non succede, questi ovociti possono avere errori che possono aumentare anche il rischio di avere un problema cromosomico. Può capitare, dottor Olivares, che la stimolazione, diciamo così, non vada a buon fine, quindi che un pick up non risulti buono, diciamo, per la raccolta dell'ovocita? Sì, possono capitare diversi problemi. Noi facciamo tutto quello che possiamo per ridurre al massimo il rischio, no? Questo soprattutto capita più spesso nelle pazienti che hanno una bassa riserva, dove probabilmente la struttura follicolare non è corretta, e questo può comportare che, nonostante aspirare il liquido, non preleviamo gli ovociti. In questo senso imprescindibile l'ultima puntura è molto molto importante per poter ottenere gli ovociti. Diciamo che gli ovociti rimangono, se questo è un follicolo, gli ovociti rimangono attaccati alla parete del follicolo durante tutta la stimolazione. Con questa ultima puntura, salovitre, legonasi, fertipeptil, e praticamente facciamo due cose: da una parte l'ovocita ricomincia il processo di maturazione, però libera l'ovocita nel liquido, e se questo liberamento non si produce, tu puoi mettere l'ago, aspira il liquido, però l'ovocita rimane attecchito alla parete. Quindi questo cosa dipende? Di conservare bene il farmaco, di somministrarlo all'ora precisa e di farlo bene, somministrarlo bene. Quindi la principale causa per cui abitualmente non preleviamo tutti gli ovociti è che è stato un errore a questo livello. Dopo, nonostante ciò, a volte ci sono vaie che non gli piacciono lavorare, diciamo, le condizioni idonee, e ci sono certi tipi di ovaie, per esempio il policistico o la paziente con una bassa riserva, in cui la quantità di follicoli non necessariamente significa che preleveremo tutti gli ovociti o che non tutti gli ovociti sono maturi. Ovviamente la prima cosa che facciamo, noi abbiamo un sistema in cui noi cominciamo il prelievo e i biologi vengono e prendono questi ovociti. Loro cominciano a valutare i liquidi prima di finire l'intervento, in modo che se già dall'inizio ci dicono non si vedono ovociti, possiamo anche valutare se vale la pena continuare l'intervento o lasciare tutti quei follicoli che non sono stati aspirati e fare qualcosa in più per fare un altro intervento 24-36 ore dopo e provare a prelevarli, soprattutto quando pensiamo che è stato un problema legato al farmaco, sia come è stato conservato, come è stato utilizzato. Quindi, e ovviamente a volte, nonostante fare tutto, ci sono diverse strategie anche per innescare l'ovulazione quando la prima non va bene, però si deve valutare un po' che cosa è successo, provare a capitare perché non sono stati prelevati quegli ovociti e dopo decidere se non abbiamo finito l'intervento e non è stato prelevato nessuno, ovviamente valutare se vale la pena ripeterlo, quali sono le condizioni, cambiare il protocollo, cambiare la strategia per innescare l'ovulazione, e questo già si valuta caso a caso. Quindi ora mettiamo caso, abbiamo gameti maschili, ok, abbiamo i gameti femminili, ok, che cosa succede adesso? Dobbiamo creare gli embrioni. E allora adesso andiamo a vedere che cosa succede. Adesso vedremo un po' in laboratorio che cosa succede quando arrivano gli ovociti, come prendiamo cura di queste cellule e dopo tutti i diversi step che verranno fatti per finire con una bella blastocista per trasferire. Gli ovociti vengono prelevati durante il pick up e ora la biologa sta portando gli ovociti per eseguire una prima valutazione della loro qualità. Venite.
La biologa è entrata e sta in questo momento, dottor Olivares, lavorando proprio per fare una prima analisi, una prima valutazione, come abbiamo appena detto, degli ovociti. Che cosa sta vedendo in questo momento la biologa? E la prima cosa che si deve fare è valutare se questi ovociti sono maturi, che sono gli unici ovociti con cui possiamo lavorare. E allora si fa una prima valutazione, perché l'ovocita non si vede direttamente, c'è un strato di cellule esterno che si chiama il cumulo, e con cui facciamo una prima valutazione per vedere se questa ovocita sarà o non sarà matura, ma questo si deve dopo togliere per confermare che il nucleo è davvero maturo. Quindi adesso quello che sta facendo è delle diverse probeta, mette in una placca di Petri il liquido, identifica tutti gli ovociti che sono stati prelevati, che vengono messi in una cultura, e questo si fa in un incubatore che è praticamente uguale a quello dove si lasciano gli embrioni dopo, con una superficie calda sempre a 37 gradi, perché come avevo detto prima il discorso della temperatura è importantissimo durante tutto il percorso. E basicamente fa questo: conta gli ovociti, pulisce, toglie se c'è un po' di sangue, anche lo lascia tutto a posto, e mette tutti gli ovociti che dopo verranno messi in coltura prima di fare quello che noi chiamiamo la decumulazione, che è togliere questo strato di cellule per verificare che il nucleo è maturo. In questo laboratorio avviene proprio, diciamo così, il processo di vita di un ovocita, no? Perché qui, appunto, abbiamo appena detto, avviene l'analisi, una prima valutazione. Poco più in là, in realtà, e adesso andremo a vedere, avviene invece la fertilizzazione tra i due gameti, e poco più in qua, ma lo vedremo appunto poi, troviamo gli embryoscope che servono appunto per monitorare poi gli embrioni in time lapse, senza andarli a disturbare troppo. Quindi raggiungiamo prima di tutto, seguiteci, la postazione adiacente, perché qui invece, dottor Olivares, che cosa stiamo osservando? Questa è una stazione di ICSI, che si può fare anche l'IMSI, che adesso ne parleremo quali sono le differenze, però quello che lei sta facendo è scelto uno spermatozoo in base a criteri morfologici, di motilità, e quindi si vede questo spermatozoo come viene iniettato nell'ovulo. E a livello laboratorio si può fare una fecondazione convenzionale o l'ICSI. Noi preferiamo fare l'ICSI perché riduce il rischio di un fallimento di fecondazione. Ma che differenza c'è dunque tra ICSI e IMSI? Vogliamo spiegarlo? Sì, l'IMSI è una tecnica che basicamente ci permette di scegliere meglio gli spermatozoi. Okay? Noi quando qui vediamo una ICSI e lo spermatozoo si vede a 400 ingrandimenti. Ok? Quando facciamo l'IMSI, lo spermatozoo verrà scelto a 8000 ingrandimenti, quindi possiamo valutare molto più precisamente la morfologia, se ci sono malformazioni della coda, della testa, e anche a livello di frammentazione. Per esempio, gli spermatozoi che hanno una frammentazione aumentata hanno più piccole vacuole, che noi non possiamo vedere con 400 ingrandimenti, è molto difficile. Quindi a 8000 possiamo valutare sia quante vacuole ce ne sono e che la loro grandezza. Quindi possiamo scartare quegli spermatozoi che hanno un rischio maggiore di essere frammentati. Dopodiché, diciamo, quando avviene appunto la fertilizzazione, si procede con la cultura dell'embrione, quindi in attesa della sua evoluzione. Quindi ci spostiamo, venite con noi nuovamente dove eravamo prima, perché qui troviamo appunto un macchinario molto importante, determinante per l'evoluzione dell'embrione, e adesso ci spiegherà il perché. Questo è lo più simile all'utero che abbiamo nel laboratorio. È un incubatore che ha piccole camere dove noi mettiamo gli embrioni, e questi embrioni vengono valutati tramite foto che si scattano ogni 20 minuti. In questo modo noi possiamo fare una sequenza di foto che permette fare un video che si chiama time lapse. Okay? Quindi gli embrioni sono lì e non dobbiamo disturbarli, perché questa valutazione viene fatta nello schermo dell'embryoscope, quindi non dobbiamo prendere gli embrioni, portarli al microscopio, cambiare la temperatura. Se ci sono le condizioni ideali per una cultura di centigradi, di persone di CO2, di ossigeno,
e quindi da una parte ci permette ridurre la manipolazione dell'embrione, quindi ottenere condizioni di cultura idonea praticamente uguale a quella che ci sono nell'utero, e d'altra parte con questa immagine noi possiamo identificare errori, possiamo dire come gli embrioni fanno i compiti e vederle e vedere, confermare se lo fanno bene o no. Quindi possiamo vedere se c'è una frammentazione, se c'è una divisione cellulare irregolare che può comportare un embrione che forse alla fine è bello, però che non si è sviluppato correttamente. Quindi questo basicamente ci permette scegliere il migliore embrione per poter trasferirne uno con una bella percentuale di successo e quindi riuscire senza mettere a rischio una gravidanza con una gravidanza multipla con un gemellare. Dunque, dottor Olivares, da queste prime immagini possiamo anche già fare una valutazione di qualità dell'embrione, che se dovesse per caso darci qualche dubbio, che cosa accade? Allora, diciamo che ci sono due concetti, no? Uno sarebbe un embrione bello, che è abitualmente buono, ma a volte un embrione con una bella morfologia non è necessariamente buono. Questo è come quando uno guarda una macchina, vede una bellissima macchina, tutto l'esterno è bello, però dopo quando guarda il motore non va bene, non funziona. E in questi casi, che sono casi per esempio di aborti ricorrenti, che le pazienti hanno più di 40 anni, quando esiste un fattore maschile genetico, no? Una FISH patologica, che sappiamo che quando utilizziamo questo seme aumentiamo il rischio di anomalia cromosomica, dobbiamo andare un po' più avanti e fare un altro esame che si chiama la diagnosi genetica preimpianto. Qui per esempio vediamo un embrione che nell'embryoscope è una bella blastocista, però questo embrione, al di là di essere bello, a volte può avere un'anomalia cromosomica, quindi dobbiamo togliere cellule di questi embrioni per analizzarle e confermare prima di trasferirlo che è geneticamente normale. E allora, dottor Olivares adesso ci accompagna nella postazione, perché ovviamente qui troviamo tutto, nella postazione dove appunto viene eseguita la diagnosi preimpianto, perché è una tecnica molto importante ma anche molto delicata. Sì, diciamo che la nostra filosofia è sempre non manipolare gli embrioni se non è strettamente necessario, quindi non siamo una struttura che raccomandiamo la diagnosi genetica in tutti gli embrioni e in tutti i casi, sempre il beneficio deve essere chiaro. Quindi, come dicevo prima, quei casi in cui gli embrioni attecchiscono però dopo non vanno bene perché hanno anomalie cromosomiche, o quando già partiamo da un rischio genetico per un cariotipo anormale, per un'età di 42, 43, 44 anni, dobbiamo confermare che questi embrioni, al di là di essere belli, sono normali. È una tecnica che, se uno la fa con esperienza, non ha un rischio importante. Diciamo che noi accettiamo un 0,5% di complicazione, quindi un 99,5% si fa senza problema. È vero che è una tecnica che è un po' legata alla qualità dell'embrione: se l'embrione è bello è più facile, se il trofoettodermo, che sono quelle cellule che diventeranno la placenta, non hanno una bella struttura, a volte il rischio di danneggiare l'embrione è più alto. E allora, che cosa stiamo guardando in questo monitor, dottor Olivares? Intanto vediamo già la blastocista, che è stato fatto il buco, vedete la pipetta dove già stanno cominciando il puntino rosso, il laser. Abbiamo fatto già tutto lo necessario per prendere la cellula e allora facciamo questo movimento per ottenere le cellule che rimangono, immagino adesso le vedremo, e eccoci. Quello che si vede eccoci, queste sono 3-5 cellule, che il materiale necessario sono cellule di quello che sarà la placenta, no? L'embrione, che è quello che si vede a sinistra, quindi vediamo un altro, ok? Puntino rosso il laser, e l'embrione viene fissato con una aspirazione e dopo con questa pipetta, dove abbiamo fatto il buco con il laser, ok? La mettiamo. Ovviamente l'embrione ha una cavità del liquido che si deve collapsare e sarà il momento quando con il laser otterremo le cellule per analizzarla, no? È un processo delicato che, come a tutto, diciamo, dipende sempre dell'esperienza del biologo che la fa. È veramente una cosa sensazionale, perché sì, qui ci rendiamo conto anche della delicatezza, come abbiamo appena detto, dell'operazione che, diciamo così, con le tecnologie di oggi comunque rappresenta una tecnica in sicurezza per l'embrione. Chiaro, sì, come dico, il rischio bassissimo.
ok? E diciamo quello che ci permette è di evitare dopo tecniche invasive durante la gravidanza, quindi questo sarebbe come un'amniocentesi fatta a livello embrionario, quindi già ovviamente quegli embrioni che hanno anomalie vengono scartati, non vengono trasferiti. È una tecnica che non modifica la genetica dell'embrione, quindi quello che è anormale, però ci permette di scartare una quantità di transfer che alla fine diventano pesanti, costosi anche a livello emotivo, no? Per le pazienti, no? Che non è un aspetto secondario. No, no, infatti tutti gli studi ti dicono che sia arrivare al blastocisto che fare la diagnosi ti permette di raggiungere quella gravidanza il prima possibile, perché tu eviti di fare una quantità di transfer. Parliamo di una paziente che può produrre 7 blastocisti, se sappiamo che soltanto 2 sono normali, alla fine evitiamo 5 transfer che non sarebbero andati bene. Bene, allora, dottor Olivares, diciamo che con l'analisi preimpianto anche abbiamo capito che a disposizione abbiamo un buon embrione, si passa al momento del transfer. Mm-hmm, esattamente, che questo viene fatto qui accanto. Dunque, io la lascio, la ringrazio per il momento e mi avvicino dalla dottoressa Justo che ci spiegherà proprio la procedura del transfer, che è uno dei momenti più importanti, no? Anche per la coppia, perché finalmente si è arrivati a quel momento nel quale l'embrione viene trasferito nel potenziale utero materno. Spieghiamo un attimino come avviene questa tecnica. Certo, questa è la nostra sala di transfer dove facciamo evidentemente il transfer di questo embrione dopo fare tutto quello che abbiamo già visto nel laboratorio. Vediamo che abbiamo il lettino per la paziente, facciamo l'ecografia, in questo caso facciamo un'ecografia addominale per controllare la posizione del nostro catetere e anche, molto interessante, possiamo avere l'immagine di questo embrione sulla TV per la paziente, per anche la coppia, per guardare l'immagine di questo embrione che sarà trasferito. Quindi, importante, questa sala di transfer è accanto al laboratorio, perché in questo modo possiamo minimizzare il viaggio dell'embrione dall'incubatore all'interno dell'utero. La paziente sarà qui al lettino, faremo l'ecografia addominale e con un primo catetere vuoto possiamo controllare la posizione corretta all'interno dell'utero. Dopo aver controllato la posizione corretta, possiamo portare l'embrione all'interno di un altro catetere e in questo modo fare il transfer. Quindi è anche un momento molto emotivo, psicologicamente parlando, diciamo così, per la coppia, per la donna, per la paziente, che può vedere in tempo reale, diciamo così, il suo embrione entrare nell'utero. Esatto, evidentemente guardare l'immagine sulla TV e anche sull'ecografia, vedere il passo di questo catetere all'interno dell'utero è un momento speciale, diciamo, la fine di tutto il nostro trattamento. Ma dottoressa Justo, nel qual caso riuscissimo ad ottenere più embrioni invece, ecco, che cosa accade? Come procedete? In questo caso possiamo iniziare con il transfer di un primo embrione. Il nostro obiettivo è sempre scegliere l'embrione con la qualità più alta, più importante per trasferire. E dopo con gli altri possiamo congelarli e conservarli fino all'età di 51 anni della paziente. Perché nella vostra politica, diciamo così, c'è quello di trasferire al massimo un embrione. Perché? Noi pensiamo che l'obiettivo del nostro lavoro, il nostro trattamento, è avere un bambino sano e la forma più semplice di avere questo bambino in buona salute e anche una mamma in buona salute è trasferire un embrione ogni volta, perché dobbiamo considerare che la maggioranza di pazienti che arrivano in nostra clinica hanno più di 40 anni e quindi la gravidanza ha già un rischio un po' più importante. Una forma di mantenere questo rischio limitato e trasferire un embrione unico. E qui appunto subentra la magia della crioconservazione, dove si possono appunto crioconservare gli embrioni in più che possono essere utili in caso anche di fallimento del primo transfer o anche nel qual caso poi la coppia ritornasse alla ricerca di un fratellino o di una sorellina in caso di buon esito del primo transfer. Ma voi crioconservate anche i gameti femminili e maschili.
Evidentemente noi qui alla clinica possiamo congelare gli embrioni che rimangono dopo il transfer, il primo transfer, per un altro transfer dopo, se non abbiamo avuto il test di gravidanza positivo, e evidentemente se dopo la coppia ha il desiderio di avere un altro bambino. E possiamo anche fare la conservazione, preservare i gameti femminile e maschile qui congelati alla clinica. Possiamo conservare e preservare il campione di seme, per esempio se il partner non può essere presente il giorno del pick up, per esempio questa è una possibilità, anche per fare altri test come già spiegati il FISH e la frammentazione. E possiamo anche conservare congelati gli ovociti, per esempio per le donne che vogliono rimanere incinta, ma non adesso, sino nel futuro, e quindi possiamo offrire la possibilità di fare la vitrificazione d'ovociti. Insomma, abbiamo assistito all'intero viaggio, se possiamo dire così, dell'ovocita, dal momento appunto del pick up fino a questo momento, che è quello del transfer, e direi che da qui è una soddisfazione non solo per la coppia per aver realizzato il proprio sogno, ma anche per voi nel qual caso poi il transfer avesse dopo quei 15 giorni il risultato delle beta HCG positive. Evidentemente per noi la felicità più grande è avere questo messaggio del test di gravidanza positivo, e anche alcuni mesi dopo la visita della nostra paziente con suo bambino. Perché poi io lo so, a voi arrivano i messaggi tra di voi quando una coppia, una paziente è riuscita, no? Sì. Ad avere questo risultato positivo e vi emozionate, quindi io credo che questo sia bellissimo. Ma guardate un po' chi ho trovato casualmente nei corridoi di Barcellona IVF. Michela, beh, voi l'avete già conosciuta, è già stata ospite insieme al dottor Olivares nei nostri studi di Telecittà ad una puntata l'anno scorso di Live PMA. Allora Michela, intanto ciao. Ciao, benvenuta alla nostra nuova sede. Noi abbiamo fatto veramente un bel viaggio, abbiamo conosciuto la vostra struttura, il vostro staff medico, tutte bellissime persone, tra l'altro diciamo pure è stato un bel viaggio anche dal punto di vista umano. Abbiamo portato i nostri telespettatori a conoscere una realtà di procreazione medicalmente assistita qui in Spagna, nella fattispecie a Barcellona IVF. Ma Michela, tu che ormai vivi qui da molto tempo, no? Ormai conosci tutto, è difficile per una coppia italiana, piuttosto insomma che una coppia proveniente da qualunque altra parte del mondo, venire qui, stabilirsi qui qualche tempo giusto per il percorso di procreazione medicalmente assistita? Assolutamente no, Erika. Per una coppia italiana venire qua a Barcellona IVF è veramente molto semplice, e noi cerchiamo realmente di agevolare la permanenza qua per tutto quello che possiamo fare. Quindi oltre ad avere un'accoglienza in italiano, come hai potuto vedere, abbiamo la reception, già avere un buongiorno quando si entra è già molto per una coppia. Quindi oltre ad avere un'accoglienza italiana abbiamo poi tutto il team, diciamo, di assistenti ai pazienti che parlano italiano, abbiamo i ginecologi che parlano italiano, quindi diciamo che la coppia non vive nessun ostacolo. In più possiamo supportare le pazienti anche dal punto di vista logistico, quindi abbiamo una serie di hotel che sono convenzionati con la clinica, e quindi come hai visto abbiamo l'hotel proprio dietro l'angolo. Insomma, è veramente molto semplice, e cerchiamo di aiutarli il più possibile affinché possano affrontare questa esperienza il più piacevolmente possibile. E poi diciamo, insomma, a Barcellona sicuramente le cose da vedere non mancano, uno può anche cogliere un po' l'occasione veramente per vedere dei bellissimi posti, per fare anche un pochino magari di vacanza e rilassarsi un po', che in questo percorso non nuoce indubbiamente. Michela, noi ci rivediamo. Assolutamente, ti aspettiamo qui quando vuoi, sei nostro ospite, sai già che puoi venire quando vuoi. E voi ovviamente siete, quando volete, ospiti a Telecittà nei nostri studi, però devo dire che a me venire qua a Barcellona non dispiace. Ciao ciao! Ciao a tutti!